Margaret Mead, americana, 71 anni, antropologa e sociologa di fama mondiale, direttrice del settore etnologico dell'American Museum of Natural History, docente della Columbia University di New York. Il suo lavoro consiste da 50 anni nello studio dell'uomo, delle sue abitudini di vita, del suo comportamento. Ha compiuto 9 spedizioni nelle isole del Pacifico per documentarsi sulle civiltà primitive. Ha vissuto per molti anni nelle Samoa e negli arcipelaghi della Nuova Guinea, come uno scienziato vivrebbe in un laboratorio di ricerca. Il suo primo libro, Coming of Age in Samoa, uscì nel 1928 e fu definito un notevole contributo alla conoscenza dell'umanità. Male and Female, cioè maschio e femmina, scritto dopo la Seconda Guerra Mondiale e tradotto in tutte le lingue, è il primo studio scientifico completo sui rapporti fra uomo e donna. Oggi Margaret Mead vive a New York. Si dice mari del sud e si pensa a un mondo ancora mitico, una miriade di isole grandi e piccole perdute nell'oceano, popolazioni primitive, foreste verdissime, banchi di corallo. Per gli etnologi e gli antropologi, ognuna di queste isole può diventare un potenziale laboratorio, un esemplare campo di ricerca. Le isole dell'Ammiragliato nel gruppo delle Bismarck Oceania sono state per molti anni il laboratorio di un'antropologa americana, Margaret Mead, che ci ha vissuto per molto tempo raccogliendo dati, confrontando situazioni, esaminando ogni particolare nel comportamento dei nativi. Sono negroidi con la pelle scurissima come in gran parte tutta la popolazione della Nuova Guinea e dell'arcipelago intorno. Sulla più grande delle isole dell'Ammiragliato vivono i Manus, navigatori e pescatori. La loro religione è spiritualistica, sono particolarmente devoti al culto degli antenati. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati gli iniziatori di quello che è stato definito il cargo cult, in pratica l'adorazione di un finto aereo da carico, costruito forse sul modello di uno che veramente precipitò nella foresta, oppure di quelli che ogni tanto atterrano nelle radure per portare medicinali o altre provvidenze straordinarie. Gli indigeni lo identificano comunque con qualcosa di quasi magico, un grande uccello piovuto da altri mondi in questi luoghi dove niente cambia mai e dove tutte le cognizioni pratiche e le conoscenze spirituali si tramandano oralmente di padre in figlio. Le nuove generazioni venerano l'aereo più di qualsiasi altro spirito. Margaret Mead, quando torna su queste isole, viene accolta come un parente che rimette piede in famiglia dopo un lungo viaggio. Arrivò qui la prima volta nel 1929, subito dopo la laurea in antropologia alla Columbia University di New York. Aveva presentato una tesi sulla cultura polinesiana, risultato di un viaggio di alcuni mesi nelle isole Samoa. Cominciò allora a sostenere la tesi che le cognizioni primarie, fondamentali per la vita di qualsiasi civiltà, sono comuni a tutti gli uomini, anche se poi le diverse civiltà le usano in maniera differente. Questa convinzione
le servì più tardi per un libro che utilizza gli studi sulle popolazioni primitive per spiegare il comportamento del maschio e della femmina nella avanzatissima civiltà americana. Oggi Margaret Mead è una vecchia signora oltre i 70, ma ancora non ha rinunciato ai suoi viaggi né ha smesso gli studi e le ricerche. Lavora al Museo di Storia Naturale di New York, dove nel 1926, quando ancora non era neppure laureata, ebbe il suo primo incarico come assistente di etnologia. Al museo ha riunito molti dei documenti e delle testimonianze raccolte durante i viaggi nelle isole del Pacifico. I suoi interessi, fuori dall'antropologia in cui è diventata un'esperta a livello mondiale, sono la psicologia e i bambini. Eredità questa che le viene dalla nonna paterna, Martha Mead, che fu in America una delle pioniere dello studio e dell'insegnamento della psicologia infantile. Anche i suoi genitori erano degli studiosi. Il padre, professore di economia all'Università di Pennsylvania, la madre è sociologa. In un'epoca in cui le ragazze si occupavano soprattutto di lavori di cucito e come studio prendevano lezioni di pianoforte, Margaret Mead ebbe l'avventura di crescere fra i libri e le discussioni scientifiche. Il suo spirito di avventura la portò poi a servirsi anche dei viaggi come materia di studio. Già nel 1920 frequentava il corso di antropologia di un famoso scienziato, Franz Boas, che fu il suo primo maestro. Nel 22, poco più che ventenne, si trasferì a Honolulu al Bishop Museum. Poi partì per l'isoletta di Tan, nelle Samoa, dove rimase per 2 mesi completamente fuori del mondo. Nelle Samoa tornò ancora nel 26 per raccogliere materiale per la sua tesi. Questi primi viaggi glieli finanziò suo padre, anche se una ragazza che viaggiava sola in paesi del tutto sconosciuti non era davvero in quegli anni una consuetudine. In che cosa consiste precisamente il suo lavoro? Che cos'è un antropologo oggi? Uno studioso di antropologia, per diventare veramente antropologo, deve anche oggi andare molto lontano e lavorare con gente molto diversa da quella fra la quale è cresciuto. Oggi è ancora possibile, e lo sarà forse ancora per 25-30 anni, trovare popolazioni che vivono in un modo abbastanza simile a quello di tanto tempo fa. Si può ancora andare tra loro con una matita e un pezzo di carta, o un registratore, una macchina fotografica, o una cinepresa, e cogliere in modo abbastanza rapido l'essenza della loro cultura, edificata in un isolamento che continua intatto da migliaia di anni. Questi sono i nostri laboratori, dove andiamo a raccogliere i dati che poi riportiamo con noi per cercare di capire meglio il comportamento umano in genere e gettare così le basi di quello che dovrà essere il prossimo lavoro dell'antropologia, cioè aiutare la società a costruire una cultura del futuro. Lei ha scritto più di 20 anni fa un libro sulla condizione del maschio e della femmina. Un libro di grande successo. Molte cose sono cambiate da allora. In che modo? In quale direzione? Quando ho scritto quel libro, nel 1949, ci si aspettava, almeno qui negli Stati Uniti, di tornare alle condizioni dell'anteguerra, cioè a una società ormai codificata, costituita da famiglie piccole, in cui le donne, oltre a crescere i figli, si occupavano anche di altre cose, facevano altre carriere fuori di casa. Invece è successo che le nostre donne americane hanno passato gli ultimi 20 anni occupandosi solo della famiglia e dei figli. Il risultato che si sono poi sentite frustrate e verso la metà degli anni 60 è cominciata la ribellione. Le donne più istruite hanno contestato l'isolamento nei suburbi con la sola compagnia dei bambini e il fatto di essere occupate unicamente nei lavori di casa con quasi nessuna opportunità di sfruttare la loro educazione. Questa è una delle cose che sono cambiate. L'altro fattore nuovo è che oggi sappiamo che nel mondo c'è troppa gente. Ci sono soprattutto troppi bambini in proporzione agli adulti in grado di occuparsi di loro e della loro educazione. Questo ha provocato un grande cambiamento nella posizione della donna in tutto il mondo. Per la prima volta nella storia dell'umanità si pone infatti il problema di chiedere alle donne qualcosa di diverso dal portare in grembo dei figli e dal tirare su la famiglia.
Oggi alle donne si chiede invece di dare il loro contributo alla società come individui. Oggi vive a New York e all'ultimo piano di un vecchio palazzo che guarda su Central Park. La casa è piena di libri, di carte, di ricordi. Le sue opere, i suoi viaggi, li ha scritti in gran parte in questo studio dove spesso passa la notte a consultare vecchi taccuini di appunti. Il suo libro più conosciuto, tradotto in tutte le lingue, è Maschio e Femmina. Uno studio sul sesso nel mondo che cambia, come lei stessa l'ha definito. La stesura le costò 2 anni di lavoro, fra il 48 e il 49. Fu una specie di bomba. Per la prima volta uno scienziato affrontava nella sua realtà completa il rapporto fra uomo e donna. Il libro partiva da questo interrogativo. Che cosa devono pensare gli uomini e le donne della loro mascolinità e femminilità in questo secolo in cui tante delle nostre vecchie opinioni debbono essere rivedute? Ebbe tanto successo anche perché capovolgeva i miti della società americana, dicendo che forse la civiltà occidentale, basata sulla macchina, era riuscita solo ad addomesticare gli uomini, negandogli lo spirito d'avventura, e aveva sviato la donna dalla naturale vicinanza dei figli per insegnarle la lotta verso la carriera. Qual è, secondo lei, il posto della donna nella società moderna? Andiamo verso un'epoca in cui la condizione della donna, come quella dell'uomo, sarà probabilmente di tenere il ruolo di genitori solo per una breve stagione della vita, per poi occupare un posto produttivo e creativo nella società. È finita, direi, l'epoca in cui sia gli uomini che le donne consumavano la vita intera a fare i genitori. È accaduto per millenni. Adesso bisogna pensare in un altro modo, comportarsi in un altro modo. Oggi si parla tanto di crisi della famiglia e fra le varie cause si pone in primo piano l'emancipazione femminile. Lei è d'accordo? No, non credo che la crisi più grande della vita familiare sia dovuta all'emancipazione femminile. Non è affatto così. Le donne erano già emancipate in molti modi anche 100 anni fa e la famiglia allora era solida. Secondo me la crisi della famiglia dipende oggi dal fatto che abbiamo distrutto la grande famiglia. Personalmente, crede che oggi sia più felice una donna di casa o una donna che lavora? Non credo che sia felice nessuna delle due. La casalinga perché pensa che potrebbe fare altre cose. E la donna che lavora e fa carriera perché questo non la esime affatto dall'occuparsi anche della casa. La donna moderna, che lavori o no, ha sempre sulle spalle il peso del ménage. La casa della Mead a New York, sulla Quinta Strada, è a pochi isolati dal Museo di Storia Naturale, dove la famosa antropologa passa da quasi mezzo secolo gran parte delle sue giornate, rispettando scrupolosamente gli orari, oggi come quando era solo una giovane assistente di etnologia. È facile incontrarla in questo tratto di strada, sempre vestita in modo singolare, con il passo deciso e cadenzato, appoggiata all'inseparabile bastone da negromante, regalo di un suo amico delle isole Manus. La conoscono tutti e lei si ferma con tutti a chiacchierare, a informarsi, curiosa a New York come nei villaggi degli indigeni, di tutti i fatti, anche minimi, che avvengono intorno a lei. Nei suoi libri e nelle conferenze, lei usa spesso il concetto di cultura nel senso della moderna scienza antropologica. Vuol spiegarci che cos'è la cultura? Abitualmente gli antropologi usano il concetto di cultura per descrivere tutto il comportamento appreso dall'uomo nella sua evoluzione e trasmesso da una generazione all'altra. Questo vale sia per i popoli primitivi e tecnologicamente semplici, come per esempio i Boshimani dei deserti dell'Africa o gli aborigeni dell'Australia, come per il popolo americano o cinese o giapponese. Dal punto di vista dell'antropologia culturale, il modo di vivere e i costumi di qualsiasi popolo
sono paragonabili con quelli di qualsiasi altro popolo. E la civiltà che cos'è? In antropologia usiamo la parola civiltà per indicare i grandi sviluppi all'interno della cultura umana, sviluppi caratterizzati dalla nascita e dal moltiplicarsi delle città, dai progressi dell'economia, dall'organizzazione della burocrazia, dalle conquiste della società, in una parola. Queste conquiste sono cominciate per l'uomo un po' prima di 10.000 anni fa, quando sulla Terra gli esseri umani vivevano tutti allo stesso modo, o quasi. Margaret Mead ha concentrato le sue ricerche su comunità molto piccole, a volte villaggi di poche capanne, qualche centinaio, qualche decina di persone, dove ogni esperienza umana può venire osservata e annotata costantemente, in ogni momento della giornata, in ogni mutamento di situazione, esattamente come in un lavoro da laboratorio. Che cosa pensa dei giovani d'oggi? Non bisogna dimenticare che sono la generazione cresciuta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nessuno li ha preceduti in questo mondo nuovo e di conseguenza non possono trovare modelli fra la gente più anziana, cresciuta in un modo diverso, con problemi e abitudini diverse. Penso che questi giovani hanno una grande responsabilità nella nostra epoca storica e noi dobbiamo ascoltarli se ci suggeriscono quello che deve essere fatto. Loro lo vedono certo più chiaramente di noi. Lei crede che il movimento di contestazione giovanile qui in America e altrove abbia raggiunto qualche obiettivo concreto? A mio parere, i giovani americani che durante gli ultimi 4 o 5 anni hanno dimostrato in piazza o per le strade hanno frenato quella che forse sarebbe stata un'avventura ancora più disastrosa nel sud-est asiatico. In più, hanno cercato di far capire a tutta la classe dirigente, ai loro insegnanti, ai politici, ai genitori, che la nostra società è piena di contraddizioni, che abbiamo istituzioni create molto prima della tecnologia moderna e che ora sono da buttare per crearne di nuove, adatte ai tempi. Si parla di una nuova inedita rivoluzione in corso nella società americana. Lei ci crede? No. Oggi tutto viene chiamato rivoluzione. Ne abbiamo una alla settimana, sempre per cause diverse. Così ora è di moda parlare, per i giovani, della ricerca di un'identità soggettiva. Prima si parlava delle loro attività politiche. Domani l'argomento sarà un altro. Ma tutto finisce lì. New York, Museo di Storia Naturale. Gli studi di Margaret Mead fra le tribù dell'Oceania e della Polinesia sono documentati anche in queste vetrine piene di reperti appartenuti alle diverse culture. Fra le popolazioni del Pacifico, la Mead ha effettuato inoltre ricerche sui linguaggi e durante i suoi soggiorni nelle isole ha imparato a parlarne diversi. Lei pensa che l'uomo nella sua evoluzione storica diventi diverso oppure rimanga sostanzialmente lo stesso? Da quello che noi sappiamo,
l'uomo non è cambiato potenzialmente, almeno negli ultimi 25.000 anni. Naturalmente c'è una differenza enorme fra un uomo che cresce in una società dove nessuno sa contare al di là del 5 e un uomo che cresce con la capacità e l'opportunità di studiare la tavola pitagorica e la fisica moderna. C'è anche un altro dato da tener presente, e cioè che gli uomini vissuti in ambiente selvaggio forse non potrebbero sopravvivere nelle nostre città. Mentre oggi cerchiamo, ogni giorno, di sviluppare il senso dell'adattamento. Per esempio, alleviamo bambini con la bocca adatta all'allattamento artificiale, al biberon. Così domani ci saranno bambini con la bocca troppo piccola per attaccarsi al seno materno. Cose del genere fanno parte dell'evoluzione e si possono verificare. Ma in genere gli esseri umani hanno uguali capacità dovunque su questo pianeta, fra gli aborigeni come a New York. E queste capacità le hanno sempre possedute identiche, da migliaia e migliaia di anni. Sono le capacità che hanno consentito all'uomo di costruire la civiltà cinese e quella indiana, come l'uomo ha costruito la Grecia, Roma e la moderna tecnologia occidentale. Nell'agosto del 1940, mentre già in Europa era stata scatenata la Seconda Guerra Mondiale, lei scrisse che la guerra non è una necessità biologica, ma un'invenzione. A distanza di 30 anni, è dello stesso parere? Anzi, mi pare che oggi questo sia ancora più evidente. La guerra è certamente un'invenzione dell'uomo. Il risultato della sua capacità a vedere dei suoi simili, degli altri esseri della sua specie, come se in effetti non lo fossero. Per gli animali non è così. Quando incontrano un altro animale della loro stessa razza, trovano il modo di avvertirlo. Ehi, guarda che siamo uguali, perciò non facciamoci del male. Ma gli esseri umani possono benissimo pensare ad altri uomini come se fossero dei predoni o delle prede, a seconda dei casi. Come risultato, ecco la guerra. Tuttavia, siccome sappiamo che non si tratta di un fatto biologico e quindi inevitabile, sappiamo anche che possiamo creare un sistema sociale che faccia sparire la guerra dal nostro pianeta, come sparisce del resto periodicamente in vaste zone. Ci sono stati sulla Terra, qui o là, anche lunghi periodi di pace. Ci deve anche essere la possibilità di prolungare questi periodi e di mettere ordine nelle faccende terrestri. In una delle critiche al suo libro Maschio e Femmina, uscito nel 49, venne detto che Margaret Mead è un genio di tipo profetico. Che cosa crede di avere esattamente anticipato, allora? Ricordo che in una relazione per la conferenza del fanciullo organizzata in quegli anni, misi sull'avviso i maestri e i genitori americani, invitandoli a riflettere sul fatto che saremmo arrivati ad allevare dei mostri, cioè dei bambini sconosciuti per un mondo sconosciuto. Tutti trovarono questa prospettiva troppo paurosa per accettarla. Volevano addirittura che cambiassi le parole della mia relazione. Ed eccoci oggi di fronte a quei bambini sconosciuti che crescono, quasi nostro malgrado, in un mondo sconosciuto. Io non faccio profezie, ma era già chiaro da allora che saremmo arrivati a questo. Margaret Mead ha raccontato che da ragazza voleva dedicarsi alla pittura e che in seguito pensò anche di scegliere all'università gli studi letterari. Fu la curiosità per una scienza ancora giovane e indefinita che alla fine la portò a studiare l'antropologia. L'entusiasmava la sperimentazione con prospettive molto aperte, con la possibilità di continui sconfinamenti. Alla Columbia University, quasi mezzo secolo fa, la Mead si interessava anche di corsi di economia, di scienze politiche, di linguistica. Alcune di queste curiosità si sono poi trasformate in veri interessi paralleli, come la psicologia e la sociologia, ed è anche per questo che la Mead ha sempre considerato l'antropologia come una scienza interdisciplinare.
Per lei, partire dall'osservazione antropologica di una tribù melanesiana per arrivare all'analisi delle moderne società occidentali è sempre stato un processo coerente. E non è certo per caso se in questi ultimi tempi ha dedicato la sua attenzione con varie opere ad alcuni dei problemi più attuali del mondo americano e alle rapide trasformazioni della società in cui vive. È stato anche per merito suo che in questi ultimi decenni l'antropologia ha cambiato i suoi caratteri scientifici e i suoi livelli di competenza. L'oggetto della nostra ricerca, sostiene la Mead, è il genere umano. Com'è stato, com'è e come potrebbe essere, se riuscirà a sopravvivere. Partendo da ricerche molto delimitate e particolari, quindi, l'antropologia moderna finisce per costruire linee di sviluppo utili a tutte le scienze umane. E oggi l'attenzione degli antropologi comincia perfino a rivolgersi verso il futuro, alla progettazione di nuovi sistemi di vita che tengano conto di tutte le esperienze fatte dal più lontano passato fino ad oggi, prevedendo le vere necessità dell'uomo che vivrà sul pianeta Terra dopo il 2000. Sono più di 20 anni che Margaret Mead si batte per far accettare queste idee. E già 20 anni fa suggeriva di istituire nelle università americane delle cattedre di scienza del futuro, destinate allo studio di quello che l'uomo diventerà domani o dopodomani. Oggi le sue proposte vengono studiate, se ne parla, se ne discute. Ma per molto tempo vennero giudicate pure utopie, soprattutto perché partivano da quelle esperienze condotte in alcuni minuscoli villaggi fuori del mondo, a contatto con esseri umani rimasti all'età della pietra, i suoi amici Manus delle isole dell'Ammiragliato, la piccola comunità di navigatori che vive su palafitte, si nutre di pesce e di frutta e crede nello spirito guardiano dell'ultimo maschio morto in famiglia. Si diventa antropologi, ha sempre sostenuto la Mead, solo con una lunga e paziente ricerca sul campo, in un particolare ambiente, studiando la lingua viva e osservando le abitudini e verificandole con i segni del passato ancora reperibili, analizzando i caratteri somatici e biologici di un certo essere umano in un certo luogo, senza farsi suggestionare da frettolose ipotesi. Qui, nell'isola di Manus, ha passato una parte della sua vita. Viveva in una capanna identica a quella degli aborigeni, mangiava il loro cibo, si curava con i loro medicamenti, si uniformava completamente alle loro abitudini. Per lei era questa la sola maniera scientifica di penetrare i misteri di una così remota cultura. Che cosa fa quando non viaggia e non studia? Che cosa la interessa fuori dalle sue ricerche? Credo che la cosa più rilassante che ho sempre fatto sia stato passare un po' di tempo con i bambini. Ieri era mia figlia Margaret Catherine, oggi è mia nipote, o i nipoti dei miei amici. Io ho studiato, ho viaggiato il mondo, ma ho fatto anche una vita normale. Mi sono sposata, sono diventata mamma e nonna. La famiglia e i bambini, le cose che in genere piacciono a tutte le donne, sono piaciute anche a me. Oggi la cosa che mi fa più piacere è passare un po' di tempo con la mia nipotina, ascoltare le sue curiosità, lasciare che dia sfogo alla sua fantasia.